Piarasella, t'hanno messa a pecorone. Abbiamo con noi Davide Conti che ha accettato di raccontare quella che è stata la guerriglia partigiana a Roma dal 43 al 44. Il tempo è brevissimo e invece si sviluppa qualcosa che poi, come un seme, germinerà e andrà a svilupparsi anche in altre città d'Italia. Io sono stato affascinato all'inizio dal titolo che è guerriglia. È una parola che raramente, se non proprio non si trova, nella narrazione della resistenza in Italia. In Italia si parla di brigate di montagna e poi si parla di GAP. E i libri che sono stati editi sui GAP, due libri che sono a mio parere fondamentali, quello di Borgomaneri e quello di Santopeli, in uno il termine li chiamavano terroristi e nell'altro è terrorismo e resistenza urbana, il sottotitolo. E la guerriglia non c'è, insomma, no? Ecco. Mentre a Roma c'è questo fatto. Tra l'altro, il sottotitolo dice GAP comunisti, socialisti e SAC. Quando ho letto SAC ho detto, ma cosa cacchio è questa cosa qui? No? Azionisti nella capitale 1943-44. Quindi non parliamo di una guerriglia riferita al Partito Comunista, alle formazioni armate del Partito Comunista. Parliamo di una guerriglia riferita a tre partiti che sono all'interno del CLN, che sono il Partito Comunista, il Partito Socialista e il Partito d'Azione, che a mio parere è una cosa abbastanza nuova nel racconto panorama della Resistenza. È vera questa cosa qui o no, Conti? Allora, intanto grazie per l'invito, è un piacere essere stasera con voi e vi ringrazio appunto perché il tema attorno al quale discutiamo è un tema a me molto caro e allo stesso tempo, a mio avviso, non troppo approfondito dalla storiografia negli anni precedenti, tanto che si è dovuto attendere il 2016 per veder conferita alla città di Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d'oro al valor militare per i fatti della Resistenza e quell'iter che noi, diciamo, sia come casa editrice che come autore ed anche come ANPI abbiamo promosso, accompagnato diciamo, nel suo percorso, ecco, ha poi determinato il conferimento di questa medaglia d'oro al valor militare e nelle motivazioni la parola guerriglia, azione di guerriglia partigiana, sono direttamente richiamate in maniera esplicita, come poche altre volte è accaduto. Perché la storia di Roma, della resistenza romana, è una storia molto particolare e in qualche maniera esemplificativa della complessità della resistenza, perché le resistenze che compongono il più generale movimento che noi definiamo appunto il movimento di liberazione nazionale, la guerra partigiana, muove da Roma con una sua peculiarità assoluta, per dei fenomeni, come dire, oggettivi, immanenti, e anche per dei caratteri del politico, perché la parola guerriglia è un carattere, una dimensione della politica. E non a caso nell'introduzione del libro ho cercato di ricostruire i tre filoni politico-culturali, azionista, comunista e socialista, che molto prima del 43-45 dispongono un dibattito, una discussione ed una pratica della guerriglia come
come forma della politica, nella tradizione comunista, nella tradizione socialista e nella tradizione azionista, con delle differenze che però nel 1943 a Roma raggiungono una resa di sintesi, e la raggiungono per un motivo oggettivo, dicevo prima. E a raccontarlo è uno dei fondatori dei gruppi di azione patriottica del Partito Comunista, Antonello Trombadori, che fu responsabile militare dei GAP a Roma, che nelle sue memorie racconta come e soprattutto perché nacquero i GAP a Roma. Nacquero per le ragioni connesse al collasso dello Stato e alla fuga del re dalla capitale. Perché nelle settimane che precedono l'8 settembre del 1943, i gruppi dirigenti antifascisti immaginano uno scenario completamente diverso, ed è appunto Antonello Trombadori a raccontarlo. Si immaginano cioè uno scontro all'atto della proclamazione dell'armistizio, uno scontro, dice Trombadori, feroce, frontale con le truppe di occupazione tedesca, che si dovrebbe risolvere in un conflitto di durata molto breve, 24-48 ore, e con la risalita verso nord, quindi con l'abbandono della città da parte delle truppe naziste. Questo scenario è disegnato sulla base dei rapporti di forza dell'epoca. Al momento della proclamazione dell'armistizio, l'8 settembre del 1943, su Roma sono stanziali 2 divisioni militari tedesche contro 11 divisioni militari del Regio Esercito Italiano, a cui vanno aggiunte le forze della resistenza clandestina e della popolazione mobilitata dai partiti antifascisti. In ordine a questi rapporti di forza numerici, i gruppi dirigenti del Costituendo Comitato di Liberazione Nazionale immaginano questo tipo di scontro per Roma. Cioè non si immagina una occupazione di lunga durata. Che cos'è che rovescia questo disegno? Il collasso dello Stato e la fuga del re da Roma. La fuga del re e dei generali abbandona Roma e l'esercito senza protezione e senza ordini. Per cui le 11 divisioni militari del Regio Esercito, che numericamente sono soverchianti rispetto alle 2 divisioni naziste, sbandando ribaltano questo rapporto di forza e consentono ai tedeschi, dopo 2 giorni di combattimenti, dall'8 al 10 settembre del 43, di occupare la città. A quel punto, racconta Antonello Trombadori, tutto e Roma viene divisa in 8 zone operative. In ognuna di queste 8 zone, la giunta militare tripartita, formata dal Partito Comunista, dal Partito Socialista di Unità Proletaria, si chiamava così all'epoca, e dal Partito d'Azione, organizzano delle cellule, piccole cellule combattenti, quindi non più un conflitto, uno scontro frontale di massa, ma una guerra e una guerriglia di lunga durata, di logoramento dietro le linee tedesche, che dovrà consentire alle formazioni e ai gruppi della resistenza di contestare la legittimità del monopolio della forza nazista su Roma. Ed ecco che quindi Roma divisa in 8 zone e la resistenza, la rete della resistenza distribuita in queste 8 zone diventa una missione nuova, mai sperimentata nella capitale, in cui i guerriglieri, cioè i partigiani urbani, non solo combattono un vero e proprio corpo a corpo con le truppe occupanti nazifasciste,
ma hanno e instaurano un rapporto fondamentale, essenziale, come per tutte le guerriglie, con la popolazione civile, che quindi consente la costituzione, la costruzione di un habitat che rende possibile per 271 giorni, per i 9 mesi di occupazione di Roma, rende possibile alle forze combattenti partigiane di rispondere all'appello delle forze alleate, che chiedono ai gruppi della resistenza urbana romana di, questa è la parola d'ordine, rendere la vita impossibile all'occupante. È così che nasce la guerriglia a Roma. Davide, una domanda, se interrompendo. Allora, sì. L'immagine, credo di rispondere correttamente a questa cosa, l'immagine che abbiamo, che ho io perlomeno, ma però che c'è qui da noi, è di una difficoltà enorme a iniziare una, non solo una lotta armata contro i nazifascisti, ma proprio a far qualcosa. Da noi si parla per, diciamo così, settembre, agosto, e settembre, ottobre e novembre, di fuga sui monti, dove si va su e si aspetta a vedere cosa succede. Come diceva Bocca, si va in montagna perché le città sono una trappola per topi, no? E quindi si fugge in montagna e stiamo lì a vedere. Che è in linea, dal mio punto di vista, con quello che uno dei rapporti del SOE del 1942, quando loro andavano, cercavano se in Italia ci fosse qualche struttura, qualcuno disponibile a fare un qualcosa contro il fascismo, ma non lo trovavano, no? E quindi ci avevano bollato come dei grandi chiacchieroni, no? Insomma, ecco. A Roma invece la cosa appare completamente diversa, cioè esistono delle capacità immediate di porre in atto delle forme di lotta che poi si traducano in una lotta armata, ma comunque delle forme di lotta nei confronti dell'occupante, al di là degli esiti strettamente militari. La battaglia di Porta San Paolo che viene persa e così via. Ecco, è così? Sì, è così in ragione, a mio giudizio, di una grande forza della dirigenza, in particolare comunista, ma anche socialista e azionista, che riesce, in particolare quella del PC, ad imporre. Perché non è semplice, è giustissimo quello che tu dici, non è affatto semplice imporre una organizzazione compartimentata e soprattutto immediatamente disponibile alla pratica della guerriglia urbana. Amendola, Giorgio Amendola, è sicuramente in questo senso il punto di riferimento essenziale per la nascita della guerriglia urbana dentro la capitale. Amendola ha avuto l'esperienza in Francia del Maquis francese, racconta nei suoi diari, nei suoi libri, la difficoltà di organizzare strutturalmente, in maniera sistemica, questo tipo di operazioni, convincere giovanissimi e giovanissime alla pratica della guerriglia, che significa uccidere il nemico a sangue freddo, organizzare colpi militari, colpi di mano contro le truppe occupanti ed allo stesso tempo sacrificare la propria vita, non solo rispetto al rischio della morte, ma anche ovviamente in relazione alla clandestinità che determina la rottura di qualsiasi rapporto precedente. Quindi una messa in discussione esistenziale
del combattente partigiano dentro la città, dentro l'urbe. E Giorgio Amendola fa una scelta, a mio giudizio, estremamente efficace e lungimirante, perché si modifica nel corso del tempo. Perché i GAP a Roma nascono prima di ogni altro tipo di GAP nel resto d'Italia, perché hanno delle particolarità assolute che ne fanno in qualche maniera un unicum rispetto al gappismo di Bologna, di Milano, di Torino, di Venezia, di Firenze. Innanzitutto perché i primi GAP del Partito Comunista, che sono le formazioni d'avanguardia più agguerrite, meglio organizzate, operativamente più incisive, vengono scelti e selezionati nella classe alto borghese di Roma. Se noi vediamo le identità sociali dei principali comandanti dei GAP, delle reti dei GAP che vengono costituite a Roma, ci rendiamo conto di questo. Allora, al vertice Giorgio Amendola, lui stesso figlio del deputato liberale ucciso dal fascismo negli anni 20, è il capo politico e militare della struttura. Sotto di lui, in questa relazione piramidale, è collocato Antonello Trombadori, che è il responsabile militare dei GAP. Antonello Trombadori era il figlio di uno dei più importanti pittori dell'epoca. Le reti dei GAP centrali, vengono costituite in un numero di 4. Viene formato il GAP Antonio Gramsci, il GAP Carlo Pisacane, il GAP Giuseppe Garibaldi e il GAP Gastone Sozzi. Alla guida, al comando di queste 4 reti di GAP, che organizzano in media una quindicina, tra i 12 e i 15 elementi per ogni rete di GAP, vengono posti Franco Calamandrei, che era il figlio del più grande giurista Piero Calamandrei dell'epoca, viene posto Rosario Bentivegna, che era figlio della borghesia laica progressista romana, e viene posto Mario Fiorentini, che era all'epoca figlio di una famiglia della borghesia colta di estrazione ebraica romana, che all'epoca era impegnato nel lavoro della critica teatrale. Quindi questi intellettuali altoborghesi diventano immediatamente le guide delle cellule combattenti. Ma al gappismo, alla guerriglia, serve il popolo. E questo Giorgio Amendola lo ha chiarissimamente in mente. E infatti i ragazzi e le ragazze dei GAP, tutte persone poco più che ventenni, vengono inviate, soprattutto a partire dal gennaio del 1944, dopo lo sbarco di Anzio Nettuno degli anglo-americani, vengono inviati nelle periferie, nelle borgate della città, per costruire le reti sociali e politiche utili, anzi indispensabili, alla protezione e all'alimento della guerriglia e alla preparazione di quella che sarebbe dovuta essere l'insurrezione di Roma, che invece non ci fu. E in queste memorie, nelle memorie di Mario Fiorentini, di Rosario Bentivegna, di Carla Capponi, di Marisa Musu, di Maria Teresa Regard, di Lucia Ottobrini, e non a caso ho citato 4 donne medagliate dei GAP, che fanno dei GAP romani un'altra peculiarità assoluta: l'ingresso delle donne come forza combattente d'avanguardia nella guerriglia urbana. Ecco, le memorie di tutte queste persone raccontano di questo straordinario incontro, perché questo è, in questa terra desolata delle borgate romane, di questa periferia devastata da 20 anni di fascismo, dove racconta Rosario Bentivegna che in quelle periferie tornerà a fare il medico di base, il medico condotto, all'indomani della fine della guerra, in quelle stesse borgate che lo avevano protetto, tornerà a fare il medico.
e racconta soprattutto Bentivegna l'incontro tra le avanguardie combattenti provenienti dal generone romano, come lui stesso definiva la sua estrazione sociale, col popolo, coi diseredati, con quel proletariato e sottoproletariato che viveva nelle borgate costruite dal fascismo dopo l'espulsione delle fasce popolari dal centro di Roma per gli sventramenti degli anni 30. E in queste borgate, che racconta Bentivegna nemmeno potevano essere chiamate borgate, la gente viveva dentro piccoli tuguri, nella promiscuità più assoluta, nella carenza di igiene più assoluta, senza luce, senza acqua, senza servizi, si viveva da espedienti di piccole e grandi violenze. Ecco, dentro questo contesto il gappismo romano, che ha quell'estrazione sociale, trova il suo habitat naturale e organizza questo proletariato cittadino che diventa la leva di forza, cioè l'unica vera leva di forza e protezione che consente ai GAP romani di non cadere nelle mani e nelle maglie molto fitte della rete spionistica, tanto fascista quanto nazista, su Roma. E le altre formazioni, tu ci hai parlato fino adesso dei comunisti, no? Gli azionisti e i socialisti, provengono coloro gli azionisti possiamo immaginare in parte, no? Ecco, anche gli altri hanno queste provenienze, ma soprattutto c'è un incontro tra quello che vogliono fare gli uni e quello che vogliono fare gli altri. Non c'è una contrapposizione, insomma, no? Come a volte invece appare in giro, no? No, c'è assoluta corrispondenza. Le estrazioni politiche e culturali che si riferiscono alla materia e al concetto stesso della guerriglia sono diverse. Quella comunista è più legata naturalmente alla tradizione marxista-leninista, soprattutto leninista. La tradizione, diciamo così, il filone politico-culturale socialista è fortemente influenzato da uno dei padri fondatori non solo del socialismo italiano ma anche della unità europea, da Eugenio Colorni, che è uno dei teorici della guerriglia, che morirà a Roma nel maggio del 1944, poche settimane prima della liberazione della città, dopo aver scritto il manifesto di Ventotene insieme ad Alterio Spinelli, Altiero Spinelli e ad Ernesto Rossi nel confine di Ventotene. Eugenio Colorni è uno dei teorici della guerriglia urbana e questo suo sforzo, diciamo così, politico-cognitivo si rivolge anche ad una pratica effettiva sua e del suo partito, della sua struttura, che sarà molto importante. Il Partito Socialista di Unità Proletaria svolgerà un ruolo fondamentale nella resistenza romana. Innanzitutto perché il vecchio raggio, diciamo così, di adesione al socialismo mobiliterà larghe fasce di lavoratori, in particolare i ferrovieri, che erano una delle frazioni dei lavoratori più fedeli alle idee del socialismo, all'eredità, all'ascito dell'esperienza socialista precedente l'avvento del fascismo, prima che quindi le libertà venissero completamente distrutte e soffocate. E ad esempio i ferrovieri romani, dentro l'organizzazione del Partito Socialista, organizzano un proprio dispositivo di resistenza e sabotaggio. Pensiamo appunto alla fondamentale centralità dell'infrastruttura dei trasporti, dei collegamenti sabotati dalla resistenza. Una delle più importanti azioni del Partito Socialista a Roma è proprio l'attacco a un convoglio presso la stazione Ostiense, l'attacco a un convoglio tedesco di transito che portava le armi sul fronte di Anzio, che viene completamente fatto saltare in aria e determina anche un numero molto alto di caduti tedeschi,
proprio alla stazione Ostiense, e organizzato da un partigiano che si chiamava Cosimo Vurchio, comandato dal responsabile militare del Partito Socialista, uno straordinario personaggio che si chiamava Giuseppe Graccera, detto il maresciallo rosso, un personaggio straordinario che ha avuto una vita davvero non comune, sia prima dell'avvento del fascismo, prima della resistenza. Lui viene dal Partito Comunista, poi esce dal Partito Comunista alla fine degli anni 20, aderisce al Partito Socialista, poi all'indomani della fine della guerra entrerà come dirigente dell'ENI a far parte del servizio di sicurezza di Enrico Mattei e si dimetterà da quel servizio di sicurezza all'indomani dell'attentato di Bascapè che ucciderà Mattei. Quindi una parabola davvero particolare. Il Partito d'Azione si richiama direttamente all'esperienza risorgimentale della Repubblica Romana ed è una modalità di guerriglia diversa rispetto a quella comunista e socialista, perché il suo comandante, il suo punto di riferimento sulla piazza di Roma è un grande dirigente azionista, si chiamava Riccardo Bauer, e Riccardo Bauer organizza le squadre di azione cittadina, le SAC, non solo nelle 8 zone di concerto con i socialisti e i comunisti, ma pensa di strutturare una resistenza che abbia un'accentuazione del carattere popolare, che sia progressivamente capace di inglobare nella lotta armata un numero sempre maggiore di persone. Questo, se da un lato rafforza gli addentellati con la società civile, col popolo romano, della resistenza, dall'altra parte espone gli azionisti alle infiltrazioni delle spie, che infatti faranno proprio del Partito d'Azione strame in alcuni frangenti dei 9 mesi di occupazione, con la caduta di intere strutture, intere bande, interi gruppi, che appunto proprio per questa modalità più aperta all'incontro col popolo erano permeabili al lavoro delle spie. Il Partito Comunista, in questo senso, con la sua compartimentazione stagna, rappresenta invece una dimensione molto più strutturata, molto più chiusa e quindi protetta rispetto al Partito d'Azione. Questo consentirà ai GAP comunisti di non essere infiltrati dall'esterno. I GAP comunisti cadranno, cioè ci saranno una serie di arresti del gruppo dirigente, in ragione del tradimento di uno di loro, Guglielmo Blasi, che è arrestato dai nazisti mentre esce di notte da un appartamento dove era entrato. Immediatamente, anziché farsi processare come un ladro, si dichiara un militante dei gruppi di azione patriottica, dichiara la sua disponibilità a collaborare con i nazisti, a vendere quindi i suoi compagni, e quindi produce una caduta di alcuni dirigenti. È una dolorosissima vicenda questa di Guglielmo Blasi, perché è l'unico tradimento che determina l'unica caduta dei GAP, ed è un tradimento che fa molto male ideologicamente al PC, perché Guglielmo Blasi era tra i pochissimi dirigenti gappisti di estrazione proletaria, cioè di estrazione popolare. Il Partito Socialista, invece, dal canto suo, si pone, diciamo così, a metà strada tra la compartimentazione rigida del PC e un approccio e un assetto popolare della guerra, popolarizzante di questa dimensione. E questo, a mio giudizio, questa pluralità di interpretazione della guerriglia urbana è la forza di questo movimento romano, perché da un lato è in grado di davvero mobilitare sul piano militare un enorme volume di fuoco,
se noi consideriamo il fatto prettamente militare, dobbiamo tener conto che le truppe naziste tedesche che stavano combattendo sul fronte di Anzio per cercare di ributtare a mare, di cacciare in mare le truppe anglo-americane, per responsabilità militari della resistenza, per mantenere l'ordine pubblico dentro la città di Roma, devono i nazisti distaccare ben due divisioni dal fronte di Anzio, quindi indebolendolo nel confronto militare con gli anglo-americani, perché il mantenimento dell'ordine pubblico dentro Roma necessita di una forza militare molto presente da parte dei nazisti, perché il volume di fuoco espresso dalla guerriglia romana è molto alto. Noi dobbiamo considerare un numero di 20-25 azioni partigiane al giorno in tutta la città, nelle 8 zone in cui è divisa la città. Ogni cellula, ogni singola cellula dei tre partiti della giunta militare tripartita, PC, PSIUP e Partito d'Azione, colpisce sistematicamente ogni giorno e ogni notte i comandi, le vie di comunicazione, i trasporti, le truppe in transito, e quindi crea oggettivamente un problema di tenuta dell'ordine pubblico, rispondendo appunto alla necessità di manifestare agli occhi della popolazione romana un fatto molto preciso, che i tedeschi non solo non sono padroni di Roma, ma che esiste un contropotere anche di forza, anche militare, in grado di combatterlo, di contrastare i nazifascisti. E questo è un messaggio fortissimo che non a caso viene pagato in maniera durissima dalla città. Perché se l'attacco militare, se l'azione militare di Via Rasella del 23 marzo del 1944 è e rimane la più importante azione militare realizzata dalla guerriglia europea in una capitale occupata dai nazifascisti, è vero che la più grave strage di civili compiuta dentro una capitale europea da parte dei nazisti è proprio quella delle Fosse Ardeatine, che segue come crimine di guerra, come vendetta per l'umiliazione subita dai nazisti il giorno prima, e come vendetta, dicevo, delle truppe occupanti contro la popolazione civile, mirante a terrorizzare i romani, mirante a determinare un ripristino del monopolio della forza nazista su Roma, messo in discussione dalla guerriglia urbana dentro la città. Io resto sempre sorpreso, magari chiederei se è possibile fare un passo un attimino indietro, no? Cioè, affinché una struttura organizzativa del Partito Comunista, del Partito d'Azione, del Partito Socialista riuscissero in tempi brevissimi non solo a mettere in piedi una organizzazione armata, ma a sostenerla, perché le cadute sono rilevanti e quindi tu devi riempire i vuoti che il nemico ti provoca. Vuol dire che il terreno su cui si va ad agire, no, è un terreno fertile, ma che è stato coltivato. Cioè, ti chiederei se è possibile una piccola parentesi, no, su chi ha coltivato questo terreno. Perché lì, la domanda poi che mi viene è: ma perché in una città come Roma, che non è una città proletaria, che non si identifica con la Sesto San Giovanni, insomma, per intenderci, le fabbriche, le ciminiere, dove in teoria si sviluppa più che in altri luoghi
la contrapposizione con il potere capitalista, con chi, ecco. Perché lì invece nei fatti ci troviamo in una situazione di questo genere che è fertile, che quindi garantisce una serie di cose. E guardando avanti però succede anche l'altra cosa, cioè in una situazione così fertile, così produttiva, con una capacità dirigenziale che è indubbia che avevano i dirigenti di allora, che da altre parti probabilmente non ci sono state, insomma, non c'è stato. Basta pensare alla difficoltà a Milano, insomma, di mettere in piedi delle strutture dei GAP, no? E così via. Ecco, dopodiché però quella insurrezione su cui avevano lavorato e avevano lasciato il sangue moltissimi combattenti, poi non esiste, non funziona, non viene fuori. Grazie. Sì. No, sono due questioni molto davvero centrali, molto molto importanti. La prima, qual è il terreno e il lavoro di preparazione, diciamo così, alla guerriglia. Roma è una città molto particolare. Da un lato perché ha subito delle trasformazioni forzose volute dal fascismo attraverso i processi di modernizzazione autoritaria del regime. E allora penso, per esempio, che non a caso la ottava zona, la zona l'ultima numericamente intesa, la zona est della periferia est della città, dei quartieri di Centocelle, del Quadraro, insomma, del Quarticciolo, quelle aree della città, diventano immediatamente fucine di antifascismo. Da un lato, per un ribellismo direi antropologico, quelle sono le zone in cui il popolo romano, che aveva sempre vissuto in pieno centro nella città, viene di fatto deportato dal regime. Il fascismo, pur sbandierando il mito di Roma, della Roma imperiale, ne rovescia semanticamente e materialmente la concezione urbanistica. A Roma il popolo aveva sempre vissuto in pieno centro, nella suburra. I plebei vivevano nel centro di Roma. I patrizi, cioè i ricchi, vivevano in lussuose ville ai margini della città, diremo oggi nelle periferie della città. Il fascismo, e questo, come dire, è un tratto caratteristico di Roma, della capitale, che dura nei secoli. Ora, negli anni 30, gli sventramenti del centro storico per la costruzione e l'edificazione di via dei Fori Imperiali, di via dell'Impero, di via della Conciliazione, delle grandi strutture urbanistiche che nell'immaginario fascista dovevano restituire Roma imperiale al mondo, di fatto deportano con la distruzione e gli sventramenti di quelle case della suburra, dell'ex suburra, deportano in periferia migliaia, decine di migliaia di romane e romani, del popolo romano. E quindi questo crea una prima frattura storica tra il regime e il popolo di Roma. C'è poi un'altra situazione molto precisa, molto, come dire, individuabile, che è quella appunto di alcuni settori sociali. Abbiamo parlato prima dei ferrovieri, quindi un corpo all'interno della classe lavoratrice che si riconosce in un retaggio antico, la tradizione socialista, anarco-socialista, comunista, e che quindi mantiene pur durante il ventennio il legame, la radice di fondo con quell'esperienza. Poi ci sono anche delle zone industriali a Roma che appunto determinano
piccole ma coese, come dire, identità di classe. Penso alla cosiddetta Valle dell'Inferno, chiamata così a Roma perché era la zona dove venivano prodotti industrialmente e quindi cotte nei forni le mattonelle, i mattoni, e dove abitavano migliaia di operai, di famiglie operaie. E nella Valle dell'Inferno il Partito Socialista e il Partito d'Azione saranno molto forti, e proprio dalla Valle dell'Inferno emergeranno grandi dirigenti antifascisti già prima della Resistenza italiana. Penso alla medaglia d'oro Vittorio Mallozzi, per esempio, che appunto proprio da quelle zone, da quei quartieri, emerge come dirigente comunista, prima comandante dei garibaldini nella guerra di Spagna contro le truppe di Franco e poi comandante partigiano a Roma, morto durante la Resistenza. In ultimo, ad aggiungersi a questi caratteri, c'è anche, a mio giudizio, un come dire, una frattura culturale, sociale, che la città vive rispetto alla pressione che il regime ha esercitato su Roma. Roma è lo specchio del fascismo. Il regime vuole che Roma interpreti ciò che il fascismo rappresenta in Italia e nel mondo. E la pressione sulla città quindi è molto forte sul piano urbanistico, è molto forte sul piano della repressione del dissenso politico e sociale, e questo determina in alcune fasce della popolazione, progressivamente sempre più ampie, una refrattarietà prima ed una conflittualità poi di enorme portata numerica. Se noi pensiamo che, appunto, ho citato prima l'ottava zona. L'ottava zona racchiude due quartieri, il quartiere di Centocelle e il quartiere del Quadraro, che non a caso sono due quartieri entrambi insigniti di medaglia d'oro al valor civile per la Resistenza, perché entrambi hanno subito dei rastrellamenti di migliaia di persone. Il quartiere Quadraro, il 17 aprile del 1944, viene completamente circondato dalle truppe nazifasciste e da quel quartiere vengono rastrellati tutti gli uomini dai 14 ai 60 anni, per essere deportati prima nel campo di Fossoli e poi in Germania. Perché lo raccontano i nazisti, lo racconta il console nazista a Roma, Mollhausen, i tedeschi volevano farla finita con quel nido di vespe, cioè un luogo dove i nazisti non riuscivano a entrare fisicamente e da cui uscivano le vespe partigiane che pungevano continuamente le truppe tedesche di occupazione della città. Lo stesso dicasi per Centocelle. Queste deportazioni, questi rastrellamenti coinvolgono migliaia di civili e danno dimensione di massa che la Resistenza raggiunge in quei contesti, in quegli ambiti. Questi quartieri, che alcune volte sono stati addirittura costruiti dal fascismo, pensiamo al quartiere del Tiburtino Terzo, dove vengono fisicamente trasferiti i romani e le romane cacciati dal centro storico, che si sono viste le loro case distrutte, letteralmente rase al suolo per far posto alla Via dell'Impero, e vengono trasferite in queste lontanissime periferie della città. Ebbene, quei quartieri, pur costruiti dal fascismo, diventano laboratori e fucine di antifascismo. L'antifascismo popolare, una delle figure note, molto come dire, conosciute a Roma,
è quella della popolana Caterina Martinelli, uccisa dai nazisti durante l'assalto ai forni delle donne del quartiere di Tiburtino Terzo. Il film di Rossellini, Roma città aperta, ci ha restituito, attraverso la scena interpretata da Anna Magnani, la vicenda della popolana Teresa Gullace, che insieme alle altre donne di Roma protesta in pieno giorno di fronte alle carceri naziste, ai comandi nazisti, richiedendo la liberazione dei prigionieri politici, loro mariti, compagni, figli, fratelli, e dà l'idea della dimensione popolare in cui si muove la resistenza. E non a caso, proprio in quell'episodio, poi rappresentato dal film Roma città aperta, alla guida, alla testa delle donne che di fatto assaltano, prendono d'assedio le entrate dei comandi nazisti su Roma, delle carceri, ci sono Marisa Muso e Carla Capponi, cioè due gappiste, la prima medaglia d'argento, la seconda medaglia d'oro al valor militare, che appunto guidano alla luce del giorno gruppi di donne che protestano, contestano la legittimità della presenza nazista su Roma. Dentro questo humus ribollente di ribellismo, l'innesto della dimensione organizzativa, è questa la grande intuizione di Amendola, è questa la grande capacità di uomini come il socialista Gracceva, l'azionista Bauer, cioè concepire e capire che l'innesto della misura dell'organizzazione clandestina della guerriglia può in questo contesto determinare un rovesciamento dei rapporti di forza. Questo naturalmente espone, ripeto, a cadute e alla repressione che le brigate partigiane, i gruppi, le cellule combattenti patiscono e subiscono durante i 271 giorni di occupazione nazifascista. Però danno anche un carattere al gappismo romano molto particolare, perché ad esempio alcuni dei dirigenti del gappismo romano saranno poi dirigenti della resistenza partigiana in pianura e in montagna, in altri contesti. Ad esempio Rosario Bentivegna diventerà comandante partigiano sui monti di Palestrina, nel Reatino, nella provincia di Rieti, a Roma, e nel Lazio, dopo la resistenza romana, e poi, liberata Roma, verrà inviato come vicecommissario politico delle Brigate Garibaldi in Jugoslavia, in Montenegro, e risalirà insieme con le truppe di liberazione il territorio occupato dai nazifascisti nei Balcani. Mario Fiorentini sarà anche lui comandante del GAP Antonio Gramsci, così come Rosario Bentivegna, comandante del GAP Carlo Pisacane. Mario Fiorentini verrà paracadutato oltre le linee dopo la liberazione di Roma, verrà assoldato dall'OSS, l'antisegnano servizio segreto degli americani, l'antisegnano della CIA, e verrà paracadutato oltre le linee in Emilia-Romagna e poi in Lombardia per operazioni speciali di collegamento e organizzazione della guerriglia, prima in pianura e poi in montagna. Insieme a lui verrà paracadutato anche il dirigente socialista, poi nel corso della storia repubblicana diventerà segretario generale della FIOM e vice segretario della CGIL, Piero Boni, socialista, anche lui dirigente della resistenza romana, all'indomani della liberazione della capitale verrà paracadutato dagli alleati, anche lui all'interno di una missione dell'OSS in Emilia-Romagna, e lì continuerà la sua attività, prima in pianura e poi in montagna, di organizzazione della resistenza. In questo senso Roma diventa effettivamente un laboratorio, una palestra per una modalità di conflitto che l'Italia intera non aveva mai sperimentato e che naturalmente si sedimenta nella sua come dire, esperienza romana per motivi che abbiamo detto oggettivi,
l'occupazione della città, la fuga del re, il collasso dello Stato, l'idea cioè che il popolo romano immediatamente si fa della propria condizione. Anche questo, secondo me, determina un ribellismo quasi antropologico. I romani l'8 settembre del 1943 vedono fisicamente il corteo reale, lo Stato, scappare dalla città. Cioè vivono direttamente l'abbandono e quindi la presa in carico della propria esistenza e dell'esistenza della città. È un'immagine visiva molto forte e non è un caso che allo stesso tempo sul piano del consenso popolare l'unica istituzione rimasta nella città dopo la fuga del re, cioè il Vaticano, rappresenti un punto di riferimento tanto della popolazione civile quanto della resistenza, perché come dicono i nazisti durante i 9 mesi di occupazione, i partigiani avevano soltanto 2 luoghi dove i nazisti non riuscivano a trovarli: le chiese del Vaticano e il quartiere del Quadraro. Naturalmente questo, per venire alla seconda parte della domanda, rappresenta allo stesso tempo un giano bifronte della storia della resistenza della capitale. Perché se non c'è un'insurrezione a Roma il 4 giugno del 1944, lo si deve in larga parte proprio alle modalità di uscita dei tedeschi concertati con la Chiesa Cattolica di Roma, con il Papa, col Pontefice, che non vuole assolutamente un'insurrezione della città, non la vuole per 2 ordini di ragioni. Da un lato, perché questo significa l'insurrezione della città, un combattimento casa per casa, strada per strada, che quindi può determinare morti, feriti e devastazione della città. Dall'altro, perché un'insurrezione determina anche, può determinare, nell'ottica del pontefice, un ribaltamento, un rivolgimento totale dei poteri dello Stato, una rottura definitiva con l'esperienza dello Stato precedente e quindi l'apertura di uno scenario, di un rivolgimento politico e sociale in termini, diciamo così, prossimi alle culture comuniste, socialiste, azioniste, che di certo non rappresentavano, come dire, l'esito voluto dal Vaticano stesso. E un'altra domanda che esula un po' dal volume, però riguarda sempre Roma. Il gruppo di militari che fa capo a Montezemolo, che si organizza dopo l'8 settembre, con le strutture della guerriglia urbana, ha avuto contatti, cioè ci sono stati dei legami o sono state 2 cose che si sono mosse completamente separate, insomma, non hanno mai parlato fra di loro? No, assolutamente il contributo della rete militare clandestina, del centro militare clandestino comandato da Montezemolo, ha un rapporto diretto con la resistenza, sia con la giunta militare tripartita che col Comitato di Liberazione Nazionale, che diciamo comprende anche le forze moderate della resistenza, la Democrazia Cristiana, la Democrazia del Lavoro, il Partito Liberale. E il centro militare clandestino di Montezemolo svolge una funzione fondamentale sul piano della logistica, sul piano del rifornimento di armi, anche sul piano operativo fuori Roma,
la più importante azione della resistenza romana in termini di distruzione di uomini e mezzi è un'azione fuori dal perimetro della città, proprio perché il centro militare clandestino di Montezemolo è sensibile alla preoccupazione che Roma si trasformi in un teatro di guerra, di guerriglia, e però questo non impedisce a Montezemolo non solo di essere un importante dirigente della resistenza romana, ma anche di sostenere azioni militari fuori dal perimetro della città. È il caso dell'attacco sul Ponte delle Sette Luci, condotto appunto dalle formazioni comuniste e azioniste di Pino Levi Cavaglione e di Capogrossi, Spaccatrosi, che sono nomi di dirigenti e di comandanti partigiani di quelle zone molto noti a Roma, che attaccano e fanno saltare un treno militare carico di armi e di soldati che si stanno muovendo verso il fronte, fanno saltare questo treno con la posizione di, col posizionamento di mine e producono, determinano un'esplosione talmente potente, enorme, che distrugge sostanzialmente l'intero rifornimento in transito su quel treno, appunto nel momento di passaggio su questo ponte, sul cosiddetto Ponte delle Sette Luci, vicino nella zona dei Castelli Romani. Quell'attacco, che per la sua precisione e la sua potenza viene mal interpretato persino dai nazisti, perché i nazisti pensano di aver subito un attacco e un bombardamento dal cielo, cioè pensano ad un attacco alleato dall'aria, e non pensano, non ipotizzano di essere stati attaccati da terra da formazioni di sabotatori e di guerriglieri. Tant'è vero che non organizzano rastrellamenti, ricerche intorno alla zona dell'attacco. Quell'attacco è organizzato dalla resistenza dei Castelli Romani, dalle cellule combattenti azioniste e comuniste, grazie al supporto logistico e all'armamento, cioè alla fornitura di materiali esplodenti, di esplosivi, dati forniti dal centro militare clandestino di Montezemolo, che collabora attivamente quindi a quel tipo di attacco e a quel tipo di operazione. C'è da dire poi appunto che la conoscenza, le conoscenze di Montezemolo erano molto profonde rispetto alle reti clandestine esistenti a Roma, e ciò nonostante, quando Montezemolo sarà arrestato dalla Gestapo, torturato nelle camere a Via Tasso e poi ucciso alle Fosse Ardeatine, lo stesso Montezemolo resisterà, manterrà la consegna del silenzio, nonostante le sue idee fossero molto lontane dalla maggior parte dei membri delle cellule combattenti della resistenza romana. Montezemolo era stato, per capirci, volontario, era partito per la guerra di Spagna al fianco delle truppe italiane fasciste. Ecco. Era un anticomunista molto convinto, eppure nel contesto dell'occupazione dei 271 giorni della città non esita a schierarsi con le forze della resistenza e a proteggerle anche col silenzio a costo della sua vita. C'è il signor Rosato che ha alzato la mano, che vorrebbe intervenire. La prima questione, ne ho accumulate due o tre, non sarò rapido, è che ha chiamato questa conferenza guerriglia partigiana. D'accordo? Mi ha colpito perché un libro che considero fondamentale, che è stato richiamato prima dal signor Fontana, quello di Santo Peli, è vero che titola Storie di Gap, ma il sottotitolo è Terrorismo Urbano
di resistenza. E allora le chiedo, questa è la prima cosa, che come mai ha deciso di chiamarla così rispetto al, come dire, al termine anche terrorismo urbano. Ricordava Santo Pelo, giustamente nella sua introduzione, che era una parola, quella del terrorismo, che non era usata allora, ovviamente durante la guerra, con la stessa accezione che viene, con la quale viene usata oggi, dopo gli anni 70-80, no? Ecco, per capirci. E volevo capire perché ha scelto questa parola innanzitutto. La seconda questione riguarda il fatto di l'attentato di Via Rasella e le fosse ardeatine. E dunque, gli azionisti socialisti che partecipavano dentro la città di Roma alla resistenza e alla lotta armata contro i nazifascisti, cosa hanno pensato, qual è stata la loro posizione rispetto a questo attentato? E concludo, tornando sulla prima questione, tra il termine guerriglia e il termine terrorismo, c'entra forse ieri come oggi la questione morale, la questione etica? Certo, viene da dire che c'entrava allora la questione del consenso, e cioè se io non faccio più il gappista con la bicicletta e la rivoltella, ma lo faccio con l'esplosivo, e non lo faccio soltanto se posso, ovviamente, laddove ci sono centri militari, caserme e quant'altro, ma lo faccio nei ristoranti o nei cinema, è evidente che il rischio di coinvolgere civili innocenti è molto alto, e quindi il rischio che il consenso nei confronti dell'azione militare partigiana si riduca di molto. Ecco, mi fermo. Ok, e allora parto dalla prima questione. Perché ho utilizzato la parola guerriglia? Perché è appunto ciò che accade a Roma, ciò che accade in Italia, ciò che accade in Europa. La guerriglia urbana è il carattere nuovo della guerra che nasce dentro il fuoco della Seconda Guerra Mondiale, cioè della guerra totale. Non esisteva prima un tipo, una modalità di conflitto che coinvolgesse non militari in un conflitto militare, in uno scontro aperto con gli eserciti regolari. La prima guerra mondiale era stata un grande massacro di massa, ma questo si era combattuto, si era, diciamo così, manifestato lungo le trincee, tra eserciti regolari che vestivano divise di eserciti regolari, tutti uomini, e c'era una divisione evidente tra la dimensione, il fronte militare dove si combatteva e si moriva, e il fronte civile, che magari era mobilitato, il fronte interno, era mobilitato in funzione di sostegno agli eserciti, al fronte militare, ma non combatteva direttamente. Pensiamo alle donne, per esempio. Le donne nella prima guerra mondiale sostituiscono gli uomini che erano per il fronte, li sostituiscono nelle fabbriche, nelle officine, negli uffici, diventano capi famiglia al posto degli uomini. Quando la prima guerra mondiale finisce, il rientro dei reduci riporta nei ranghi anche quella dimensione civile. La seconda guerra mondiale cambia tutto, rivolge completamente la nozione stessa della guerra, perché non fa più distinzioni tra civili e militari. Le occupazioni degli eserciti nazifascisti in tutta Europa e in tutto il mondo investono direttamente i civili. Investono cioè la dimensione del fronte che prima, con la Grande Guerra, era ancora separato dal campo di battaglia. E quindi impone
Questa condizione immanente, si direbbe in filosofia oggettiva, impone ai civili la scelta. E di nuovo l'esempio straordinario sono le donne. Le donne che il fascismo aveva voluto, il fascismo e la Chiesa Cattolica, avevano voluto angeli del focolare, custodi della casa, con la Seconda Guerra Mondiale modificano, anche rispetto all'esperienza della Grande Guerra, la loro partecipazione diretta. Non sono più le custodi della casa, non sono più gli angeli del focolare, anche qui per un motivo molto semplice, oggettivo. Perché le case crollano. Crollano perché si combatte strada per strada, casa per casa. Crollano perché ci sono i bombardamenti dal cielo. E quindi non c'è più niente da conservare. Bisogna scegliere. Bisogna impegnarsi direttamente. In un modo o nell'altro. E quindi la guerriglia urbana, la guerriglia come carattere della politica, come socializzazione alla politica attraverso la lotta armata, diventa il carattere di partecipazione dei civili a un conflitto tra eserciti regolari. È la modalità di partecipazione dei civili alla Seconda Guerra Mondiale. È la loro rivendicazione di cittadinanza. E non è un caso che alla fine del Secondo Conflitto Mondiale, ad esempio, di nuovo, le donne entrino con la Costituzione Repubblicana conquistata con le armi e scritta con la penna, entrino nella sfera pubblica finalmente non più come ospiti laterali della cittadinanza, ma come soggetti pienamente partecipi dei diritti di cittadinanza, pienamente titolati. E questo lo dobbiamo a questo tipo di partecipazione diretta a un fenomeno come la guerriglia, che è un tratto identitario che accomuna tutte le società europee, perché in tutte le società europee si combatte quella guerra in quelle forme. E in questo contesto si manifestano azioni di guerra, non attentati. Via Rasella non è un attentato. La grammatica in storia è molto importante, perché la parola attentato richiama una diretta connessione con la rappresaglia, che infatti è la modalità con cui viene chiamata la strage delle Fosse Ardeatine. Via Rasella non è un attentato. Lo riconosce la Corte di Cassazione con sentenza definitiva nel 2008, dopo decenni e decenni di processi nelle aule giudiziarie del nostro paese, di processi contro i partigiani. L'azione di guerra di Via Rasella è appunto un'azione della guerriglia dentro una capitale occupata, mentre la strage delle Fosse Ardeatine non è una rappresaglia, ma è un crimine di guerra, una strage di civili. Ed è in questa forma identitaria e giuridica che viene giudicata e attraverso cui vengono condannati i responsabili della strage delle Fosse Ardeatine nel processo del 1948, con Mackensen, Malzer, Kapler, Esserling, che vengono processati non per aver perpetrato una rappresaglia, ma per aver commesso un crimine di guerra. Perché all'epoca, sembra incredibile oggi, ma l'istituto della rappresaglia era previsto dal codice militare, ma doveva naturalmente, essendo previsto dal codice militare, rispondere a dei criteri di legge. Allora la rappresaglia doveva essere innanzitutto pubblica, doveva avvenire solo dopo aver cercato gli autori dell'attacco e doveva essere organizzata secondo una giusta proporzione. La strage delle Fosse Ardeatine non risponde a nessuno di questi tre criteri. Viene compiuta nel più assoluto silenzio, senza nessun avvertimento alla popolazione. Lo dirà Albert Kesselring, il comandante in capo delle forze armate naziste di occupazione di Roma e dell'Italia, al processo del 48. Viene compiuta
senza aver minimamente cercato i responsabili dell'attacco, e viene compiuta violando il principio della giusta proporzione. 1 a 10 è una proporzione arbitraria che appunto conferma il carattere di crimine di guerra delle fosse ardeatine, della strage delle fosse ardeatine. È un crimine di guerra non previsto dall'istituto della rappresaglia, e proprio per questo il maggiore Dobrik, il nazista che comanda il battaglione Bozen, che viene colpito a Via Rasella, si rifiuta di eseguire l'ordine di strage delle fosse ardeatine, perché ai suoi superiori, il maggiore Dobrik, che pure è stato attaccato in Via Rasella, fa presente che quello che si sta organizzando alle fosse ardeatine non è una rappresaglia secondo il codice militare tedesco, ma è un crimine di guerra, e si appella, il maggiore Dobrik, all'articolo 47 del codice militare tedesco, che consente ai militari di rifiutarsi di eseguire quell'ordine se ritenuto in violazione del codice militare vigente all'epoca. E il maggiore Dobrik, richiamandosi all'articolo 47 del codice militare tedesco dell'epoca, si rifiuta di perpetrare la strage delle fosse ardeatine e non viene punito, non gli succede nulla. Questo ci racconta che chi compie la strage delle fosse ardeatine compie un crimine di guerra perché vuole compierlo, e che l'attacco di Via Rasella, l'azione militare, l'azione di guerra di Via Rasella, rientra a pieno titolo in quel carattere della guerriglia urbana da cui poi nascono gli istituti nuovi, costituenti e costituzionali, non solo del nostro paese, non solo del nostro continente europeo, ma anche del mondo, perché da quella forma di resistenza, dal riconoscimento dell'autodeterminazione dei popoli che emerge dal conflitto della Seconda Guerra Mondiale, nascono in Italia la Costituzione Repubblicana, nasce per quanto riguarda l'Europa col Manifesto di Ventotene scritto dagli antifascisti italiani e in particolare da Eugenio Colorni, che pratica la guerriglia urbana dentro la città di Roma, nasce l'idea dell'unità europea. E nel 1948 nasce l'ONU, nascono le Nazioni Unite, che riconoscono il diritto alla lotta per l'autodeterminazione dei popoli. Quindi la guerriglia scrive un nuovo diritto delle genti e dei popoli. In questo caso, in questo senso, il consenso alla resistenza e alla guerriglia non viene certo meno con le azioni militari. Se noi pensiamo soprattutto al fatto che, soprattutto nella città di Roma, le vittime della strage delle fosse ardeatine sono in larghissima parte, in larga parte, militanti politici combattenti, cioè partigiani, vengono rastrellati per arrivare a 335 persone, Todeskandidaten, cioè candidati alla morte, vengono rastrellati dalle carceri, prima tutti i detenuti politici, poi dalle camere di tortura di Via Tasso, della pensione Oltremare, della pensione Iaccarino, tutti i luoghi di tortura dove venivano portati i prigionieri politici, vengono raccolti tutti quelli che lì si trovano in consegna, ma non bastano. Allora vengono portati e aggiunti alla lista gli ebrei, e poi vengono aggiunti coloro che erano stati già condannati a morte, ma non bastano ancora. E allora vengono aggiunti alla lista dal questore Caruso anche quelli, i detenuti comuni che sono stati condannati per altri reati, ma non basta ancora. Insomma, alle fosse ardeatine finiscono davvero tutti. Finiscono addirittura i fascisti, c'è cioè un fascista dissidente fucilato alle fosse ardeatine. E la composizione di questa lista dà l'idea di come il crimine di guerra venga perpetrato, di come la guerra ai civili, gli storici la chiamano così, di come la guerra ai civili diventi la pratica e il dispositivo militare adottato dai nazisti, pur in assenza
di guerriglia urbana. I nazisti non aspettano le azioni partigiane per organizzare cosiddette rappresaglie. La prima strage a Roma viene compiuta il 20 ottobre del 1943 a Pietralata. E appunto la resistenza romana ancora il 20 ottobre non aveva organizzato alcuna azione. Così come il carattere preventivo delle repressioni che subiranno le popolazioni del centro-nord Italia, in particolare delle due regioni martiri, in questo senso l'Emilia-Romagna e la Toscana, che appunto per la loro collocazione lungo la linea gotica patiranno il terrorismo preventivo, la guerra ai civili, il terrorismo totale che deve annientare le possibili resistenze della popolazione e sottrarre alla guerriglia urbana. I nazisti sono memori di quello che è accaduto a Roma quando risalgono la penisola verso nord. Devono fiaccare la resistenza e impedire questa osmosi che hanno sperimentato dentro la città di Roma tra popolazione civile e gruppi d'avanguardia combattente. In questo senso l'etica della responsabilità, cioè l'assunzione della responsabilità, l'assunzione del compito di contrastare un esercito 100 volte più forte, di contrastare e confliggere con l'esercito europeo più forte dell'epoca, che aveva letteralmente sbaragliato gli eserciti regolari di tutti i paesi, Francia compresa, che aveva costretto alla ritirata di Dunkerque l'esercito britannico. Ecco, lo sfidare da parte dei partigiani e delle partigiane romane, poi italiane, poi europee, un esercito così potente, diventa la nozione nuova della cittadinanza, di un nuovo diritto. E quindi io considero la guerriglia, per come si è storicamente manifestata in quell'arco temporale, come la fonte del diritto, la fonte nuova di un diritto. Come a mio giudizio giustamente ha sottolineato un grande giurista, che è stato anche direttore dell'Archivio Storico del Senato, Giuseppe Filippetta, che ha scritto un libro a mio giudizio straordinario, lui giurista, che si chiama L'estate che imparammo a sparare, e che racconta appunto dell'assunzione del principio della nuova sovranità che emerge dalla scelta partigiana, quando la sovranità dello Stato non esiste più, perché lo Stato con la fuga del re l'8 settembre non esiste più. Le italiane e gli italiani che scelgono la resistenza lo fanno prima in una dimensione individuale, che si risolve poi in una misura collettiva incontrando gli altri che fanno la stessa scelta. E poi si risolve in ultima istanza con la riappropriazione di una propria sovranità, che in assenza di quella dello Stato sostituisce, surroga l'assenza di istituzioni e quindi pone anche il tema della violenza, cioè dell'uso del monopolio della forza da parte dei cittadini a fronte della inesistenza, cioè del collasso dello Stato per come era stato concepito fino a quel momento. E ancora una cosa, dottor Conti, ho posto la questione perché mi pare evidente che mentre la lotta, la guerra partigiana, quella più tradizionalmente conosciuta, diciamo così in modo banale, sulle montagne, non ha posto i problemi che ha posto alla stessa dirigenza della resistenza, come i problemi posti appunto dal modo di fare la resistenza dei GAP con gli esplosivi nelle città. Questo è un dato di fatto, non è che me lo invento io. Cioè si è aperto un enorme dibattito all'interno del Partito Comunista e non solo su che cosa fare e come operare nelle città. E se non ricordo male, una delle cose, tra l'altro, che ricordava appunto Santopeli è: nelle città si smette di sparare in modo mirato
e si passa all'esplosivo perché proprio non perché i GAP sono più forti, ma al contrario, perché i GAP avevano molti problemi anche non solo logistici, ma anche logistici nelle città per fare attentati in modo mirato. Questo è un problema che è stato largamente discusso e durante la Resistenza e dopo la Resistenza, a parte ovviamente le strumentalizzazioni enormi che i sopravvissuti della Repubblica Sociale hanno posto, guarda caso, non parlando tanto e non attaccando anche già nell'immediato dopoguerra della Resistenza, ma delle azioni dei GAP, se non ricordo male. I dirigenti della Resistenza romana, non solo, ma diciamo stasera parliamo di questa, premono, spingono affinché i GAP colpiscano, vogliono che le piccole cellule costituitesi in gruppi di azione patriottica colpiscano il nemico. Lo colpiscano con azioni mirate, con eliminazioni fisiche e anche con attacchi esplosivi, dinamitardi. E questo accade a Roma e accade anche in altre città. E la guerra ai civili, il terrorismo preventivo, non aspetta e non ragiona con le misure di consenso e dissenso proprie dei tempi, dei nostri tempi contemporanei. Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, lì c'è la resistenza di montagna, eppure vengono perpetrate le più gravi stragi di civili. Non c'è la guerriglia dei GAP, ci sono le brigate partigiane, quelle che nell'immaginario collettivo salgono sui monti, eppure intere aree del paese vengono letteralmente tutte devastate, viene fatta terra bruciata, perché la modalità di conflitto non aspetta, tedesco, nazifascista, non aspetta il rapporto di relazione attentato-rappresaglia. Questo è un racconto che viene fatto successivamente agli eventi, ma nel fuoco del conflitto mondiale non è questo il termine su cui si misurano l'occupazione militare nazifascista e la resistenza partigiana, anche nella sua forma della guerriglia urbana. Quelle stragi di civili, le tante stragi di civili, gli oltre 25.000 morti fatti dalle stragi di civili durante il 43-45, evidenziano e testimoniano il fatto che, pur in assenza di attività partigiana, proprio perché la Seconda Guerra Mondiale è guerra totale, non è più il conflitto che si combatte con la Prima Guerra Mondiale, ma è una guerra totale che coinvolge i civili in maniera radicale e li coinvolgerà fino all'ultimo, portandoci dentro una modernità nuova. La Seconda Guerra Mondiale finisce con due stragi di civili enormi, le due bombe atomiche sganciate sul Giappone a Nagasaki e Hiroshima chiudono la Seconda Guerra Mondiale, la guerra totale, e aprono l'era della guerra atomica. E cambia la Seconda Guerra Mondiale anche l'idea stessa del conflitto. Fino ad allora, a morire durante le guerre, erano i militari. Dalla fine della dalla Seconda Guerra Mondiale e poi successivamente dalla sua fine, a morire nei conflitti saranno sempre più i civili, fino ai tempi moderni, fino ai tempi contemporanei di oggi, in cui a morire sono prevalentemente i civili, quasi solo i civili. E quindi in questo senso io credo che ciò che accade nell'esperienza del gappismo, nello specifico stasera parliamo del gappismo romano, non sia riconducibile
narrazioni ex post che vengono fatte appunto al termine del conflitto, quando il contesto cambia radicalmente, si rompe l'alleanza internazionale antifascista, inizia la guerra fredda, si termina una frattura come proiezione di questa rottura dell'alleanza antifascista anche in Italia, si avvia un processo vero e proprio alla resistenza, sia morale, sia politico, sia giudiziario, che sono decine di migliaia i partigiani messi sotto processo per fatti inerenti alla guerra di liberazione. Mentre appunto dovremmo aspettare in Italia addirittura agli anni 90 e 2000 per l'istituzione dei processi per le stragi nazifasciste nel nostro paese. E l'esempio di Via Rasella è davvero simbolico. Un processo ai partigiani che inizia contestualmente nel 1948, quando si apre il processo per la strage delle Fosse Ardeatine, e che prosegue lungo il corso dei decenni della Repubblica fino al 2008. Io mi ricordo l'agosto di quell'anno, quando venni raggiunto dalla telefonata di Rosario Bentivegna, con cui ho avuto l'onore di lavorare per molti anni, che mi comunicava, io stavo partendo per le vacanze, che mi comunicava l'emissione della sentenza definitiva nel 2008 su Via Rasella, che definiva quella un'azione di guerra e non un attentato, e definiva la strage delle Fosse Ardeatine non una rappresaglia, ma un crimine di guerra contro l'umanità. C'è Marcello che ha alzato la mano. Sì, sì, allora, buonasera, dottor Conti. Buonasera. Allora, il mio interesse sono due questioni, in realtà, cioè che penso che sono correlate. La prima è la logistica, cioè la faticosa questione del reperimento delle armi e nel caso di Roma anche gli esplosivi. E l'altra questione che appunto io correlo anche questo, cioè il ruolo dei militari e la sorte delle caserme dopo la fuga del re. Ecco, grazie. Sì, sì, sono anche qui due cose davvero molto, molto rilevanti. Reperire le armi è naturalmente la prima questione posta all'ordine del giorno. Nelle giornate della battaglia di Porta San Paolo c'è un conflitto asprissimo tra i gruppi dirigenti della resistenza e i militari, che sono molto, molto restii, secondo la mentalità dell'epoca, a fornire armi al popolo, armi ai civili. Ritorna di nuovo questo discorso: i civili in armi sono davvero un momento di rottura umana, ideologica, temporale della storia, perché fino ad allora era stato semplicemente inconcepibile che a maneggiare le armi fossero dei non militari. E quindi reperire le armi diventa fondamentale. In questo senso le caserme diventano dei punti di appoggio, di sostegno fondamentali. A Roma sono almeno due le grandi caserme che forniscono armi alla resistenza. Quella della Guardia di Finanza di Viale 21 Aprile e naturalmente poi i vari forti che custodiscono, Forte Prenestino per esempio, custodiscono delle armi, sono le vere e proprie Santa Barbara, e che vengono assaltati dalle formazioni partigiane per il reperimento delle armi. Naturalmente la crescita del movimento partigiano determina anche a quel punto un interesse di tipo logistico dei militari di professione. Abbiamo parlato prima di Montezemolo, del suo centro militare, che svolge, come dicevamo, un ruolo fondamentale, proprio perché oltretutto dispone di conoscenze formative utilissime all'utilizzo di mezzi ed armi, che specie in un primo periodo sono assolutamente rudimentali. I primi attacchi dei GAP
sono davvero organizzati con degli strumenti militari, diciamo, primitivi. Rosario Bentivegna attacca, lanciando uno spezzone esplosivo, un gruppo di militari tedeschi davanti al cinema Barberini, utilizzando da solo una bicicletta su cui corre, avvicinandosi al gruppo dei militari, e un tubo rudimentale riempito di esplosivo, in qualche maniera zincato in modo più o meno, diciamo così, qui rudimentale, approssimativo, a cui viene collocata una specie di miccia a sfregamento. E questo lancio di spezzoni viene ripetuto per tutta la prima parte, le prime settimane di attività della resistenza romana dentro la città, proprio perché appunto anche le Santa Barbare, cioè le armerie, i laboratori dove venivano confezionati questi rudimentali strumenti di guerriglia, in particolare c'era un sito alle spalle del Colosseo dove in uno scantinato gli artificieri dei GAP lavoravano giorno e notte alla costruzione di questi spezzoni, di queste armi rudimentali, che poi venivano consegnate con dei percorsi tortuosissimi propri della clandestinità, da singoli elementi, da singole cellule che progressivamente nel corso della giornata collocavano e spostavano questi materiali fino a farli arrivare al gappista singolo che poi doveva utilizzarli. Pensiamo che, ad esempio, per realizzare l'attacco di Rasella, Rosario Bentivegna, travestito da spazzino, raccoglie questo carretto, appunto, da spazzino, e percorre chilometri dentro la città di Roma, trasportando questo pesantissimo carico, peraltro pericoloso, proprio perché, come dicevo, confezionato in maniera non professionale, evidentemente, e che appunto viene poi collocato fisicamente dal gappista travestito da spazzino in via Rasella e acceso poi al momento del transito del terzo battaglione del Polizeiregiment Bozen. E da questo punto di vista il ruolo dei militari è fondamentale, perché la capacità della resistenza di esistere convince i militari della possibilità di mettere a disposizione le loro conoscenze e anche le loro armi a quel movimento di guerriglia urbana. Consente loro di parteciparvi e consente naturalmente ai partigiani e alle donne della resistenza, alle partigiane, di sviluppare delle capacità che evidentemente prima non avevano. L'esperienza di un gappista si fa solo sul campo. Non ci sono, ci sono pochissimi addestramenti, e dunque tutto viene sperimentato nel farsi dell'azione e nel farsi della storia, che quelle azioni fanno la storia della città, fanno la storia della resistenza della capitale romana. E il reperimento di queste armi viene, secondo me, benissimo raccontato da una straordinaria figura, Lucia Ottobrini, che appunto compagna, moglie di Mario Fiorentini, il comandante del GAP Antonio Gramsci, a sua volta Lucia Ottobrini, insignita di medaglia d'argento al valor militare per le sue azioni gappiste durante 9 mesi di occupazione, lei che era cattolica e comunista, e che raccontò in maniera straordinaria, a mio giudizio, ciò che venne da lei stessa compiuto. Lei appunto racconta di questi giri che duravano giornate intere per reperire le armi nelle caserme abbandonate, nei luoghi in cui si erano nascosti e si sapeva dove si erano nascosti i militari
scappati dopo l'8 settembre, sbandati dopo l'8 settembre. E Lucia Ottobrini, racconto questo aneddoto, all'indomani, diciamo, della fine della guerra, ha sempre mantenuto un fortissimo riserbo su quelle vicende. Negli anni 90-2000, intervistata, rispose ad una domanda in maniera candida e, devo dire, molto efficace, che dà l'idea anche di una donna di 19 anni che si trova immersa nell'esperienza del pismo in quel contesto di guerra totale. Le chiesero appunto del perché, o se durante quei 9 mesi di occupazione, durante quell'esperienza resistenziale in cui aveva dovuto uccidere, lei cattolica, avesse rivolto qualche particolare preghiera a Dio, lei appunto così religiosa. E lei rispose che per quei 9 mesi, per quei 271 giorni in cui fece la partigiana gappista a Roma con il Partito Comunista, Lucia Ottobrini non pregò. Disse: io non pregai mai, neanche un giorno, neanche una volta. E perché? Le chiesero. Lei, in fondo, avendo, come dire, questo sentimento religioso, avrebbe potuto trovare conforto nella preghiera. E lei rispose candidamente: perché Dio non avrebbe capito quello che stavo facendo. E ho ricominciato a pregare solo dopo la fine della guerra. Ecco, secondo me in questa risposta così candida, che rappresenta anche il tipo, la tipologia di persona che è stata Lucia Ottobrini, che è scomparsa qualche anno fa, quest'anno è scomparso anche il compagno Mario Fiorentini, e, come dire, viene restituito da un lato lo spirito del tempo e da un lato le grandi, enormi sofferenze, proprio nel reperimento delle armi e nel reperimento dei nascondigli che hanno dovuto vivere i membri dei GAP. Lucia Ottobrini nelle sue memorie racconta che non c'è assolutamente nulla, scrive, di esaltante o di eroico nella vita di un gappista. Si può stare giorni e giorni a camminare in giro per la città alla ricerca di armi. Si può stare giorni e giorni senza mangiare, senza parlare con nessuno, oppure chiusa in una stanza in attesa che arrivi un foglietto, una comunicazione, in una qualche misura clandestina. E dunque, soprattutto per queste esperienze, diventa fondamentale, a mio giudizio, calarsi nella dimensione anche umana della politica vissuta in quella maniera, della socializzazione alla partecipazione politica attraverso le armi, perché appunto reperirle diventava quasi non solo vitale, ma un modo per definire se stessi dentro quel contesto di enorme confusione, in cui tutte le certezze precedenti, il mondo precedente, era venuto meno. Carla Capponi, medaglia d'oro dei GAP romani al valor militare, recupera la sua arma rubandola ad un militare fascista su un tram. Carla Capponi non era armata, non veniva armata dal partito, perché si riteneva che le donne potessero essere più utili come staffette, come supporto logistico della guerriglia fatta da uomini. Anche nella resistenza c'era questa mentalità del tempo. Ebbene, quando Carla Capponi si presenta al comando dei GAP, mostrando che aveva rubato, quindi conquistato sul campo, la sua arma, poggia sul tavolo la pistola sottratta al Saloino, al fascista, e declama che da quel momento anche lei avrebbe preso parte, proprio perché
conquistatasi l'arma, avrebbe preso parte a quella modalità della guerra, del conflitto, che ripeto significava uccidere a sangue freddo, attaccare a sangue freddo il nemico. Io direi che se non ci sono tre domande, io ce n'ho ancora qualcuna. Rinvio. È troppo interessante. Mi sembrava di cogliere un elemento comunque nel discorso di questa sera, tutto interessante, secondo me molto interessante su Roma, no? È che effettivamente da una parte il titolo guerriglia di Conti e dall'altro il titolo storie di Gap di Peli siano funzionali, cioè aveva ragione in parte il dottor Rosato a dire a Milano e a Torino si usano le bombe quando c'è difficoltà, perché poi è la realtà. Così come il comandante militare del partito a Torino chiede a Colombi, che è il responsabile militare locale, dice basta bombe, no? E quell'altro risponde no, vabbè, ma a noi non ci ha mai detto niente nessuno che le bombe fanno male. Se mettiamo la bomba dove ci sono i fascisti e c'è anche dell'altra gente, questi qui impareranno a non andare dove ci sono i fascisti, insomma. Io ho tradotto il documento in quello che è, no? Cioè, perché le differenze secondo me sono abbastanza grandi e ogni luogo ha una sua particolarità. Con quella di Roma, che secondo me è una particolarità molto grande, perché praticamente definirà le modalità con cui la lotta armata si svilupperà nelle città del nord, insomma, no? Andando avanti. Ecco. Non lo so se siete tutti d'accordo, io ringrazierei Conti. Restiamo d'accordo che quando viene su a Cernusco. A Cernusco, nome Lombardone, che qui troppo su una via dall'altra parte, se no c'è Cernusco Lombardone qui due pasti da casa, insomma, no? Quindi potevo benissimo invitarlo a mangiare. Ecco, no, a Cernusco sul Naviglio, magari mi impegno ad andarlo a trovare e conoscerlo di persona, fa sempre bene, insomma, no? Gli strappo la proposta, cioè un impegno sul libro su Piazza Fontana, magari cambiare magari un attimino la prospettiva, no? Personalmente penso che un personaggio come Conti sia il perfetto storico, come lo vedeva Bermane, insomma, no? che non pensa solamente alle cose del 3000 anni fa, ma che si impegna nella società civile in cui vive. Lo storico militante lo chiamava lui, no? Ecco. Per cui io ringrazio tutti. Grazie veramente, Davide. Dottor Conti, ma ho capito bene? Grazie a lei, grazie di essere stato qui. Grazie. Buonanotte. Ciao. Via Rasella t'hanno messa a pecorone e t'hanno dato sul groppone. Giovinotti belli e mori, state zitti gli addormiti con la faccia contro il sole. Maledetto, maledetto sto dolore. Maledetto, maledetto sto silenzio. Chiudi
gli occhi e stringi il cuore, mi fratello n'antra ancora. Esci giorno fatto onore, a ricontela sta storia. Via Rasella t'hanno messa a pecorone, e t'hanno dato sul groppone.